Povero pelato. Non se lo merita tutto questo. Nini! Nini! Cosa è successo? Ti vogliono arrestare, Nini, dimmelo! No, ma che peggio! Il pelato ha messo la mano sul fuoco per me. Beh, sì, per Nicolas. E adesso, per colpa nostra, ci sono dei problemi. Aspetta, non capisco. Hanno sospeso l'ambasciatore. Che cosa? Sì. Lo hanno rimosso dal suo incarico? Sì, poverino, proprio lui. Non se lo merita, non capisco perché. Se solo il cancelliere si rendesse conto di quanto vale Tomas. Tu dovresti rendertene conto. Se dicevi che era Selina la colpevole, tutto si sistemava. E che come potevo farlo? Come potevo lasciare che quella strega finisse in carcere? Si merita questo e molto di più. Non ti rendi conto che Selina è la mamma di Cecilia? Come potrei sentirmi mandando la mamma di Cecilia in carcere? Non molto peggio di come ti senti adesso tu o Tomas, per esempio. Beh, no. Sto facendo questo per la felicità di Cecilia. E la tua di felicità è irrilevante. Sempre pronta ad impegnarsi, a essere un'eroina che salva il mondo, ma rimani sempre esclusa da tutto il resto. Sai che cosa succederà adesso? Investigheranno a fondo fino a quando non verrà fuori la verità. Questo succederà. Sì. È proprio per questo che Nicolas deve sparire. Che cosa intendi dire? Intendo dire che Nicolas se ne va. Se ne va per sempre e non tornerà. Ciao, come te la passi? Sono distrutto. Sai, mio padre sta molto male. E anche con te va tutto male. Ah, ti devo parlare. Vieni a parlarmi ora? Sono stato tutto il giorno ad aspettare un tuo avvicinamento o un minimo accenno di scuse, ma è arrivato ben poco. Ci ho pensato tanto, anch'io sono stata male. Ah, e? Comunque anche tu hai esagerato, Martin. E mi sembra che dovresti calmarti un po'. Mettendo da parte il rancore e la superbia, mi renderesti la vita molto più facile. Parla piano, sta dormendo. Io non sono né rancoroso né superbo, non hai capito niente. Mi fa male sapere che non credi in me. Mi fa male sapere che hai smesso di confidare nelle mie parole. Mi hai dato mille motivi. Non posso credere che non mi stai chiedendo scusa. Anzi, vuoi che lo faccia io? Se non stai bene con me, forse è meglio che lasciamo perdere. Permesso, scusami, possiamo parlare un minuto? Proprio ora vuoi parlare? Sì, proprio ora, Tomas. Ti volevo dire che anche se non hai fiducia in me, anche se mi accusi di cose che non ho fatto, anche se pensi che sia capace di fare cose orribili, io farò finta che non sia accaduto assolutamente nulla. No, aspetta un momento. Quando succede qualcosa di grave, come è successo, il mio dovere è investigare. Tutto qui. Ho capito, va bene. Va bene, va bene, tu fa quello che devi fare. Io dovrò convivere con questo dolore, d'accordo? No, non dire queste cose, non è un accanimento nei tuoi confronti. Io indagherei su chiunque, è semplice, sono obbligato a farlo. E poi con tutto quello che è successo non ho la testa nemmeno per... Che cosa è successo ancora? Non dirmi che non lo sai, non sai che cosa è successo. Sono stato sollevato dall'incarico e hanno nominato ambasciatore il tuo fratellino Victor. Che? Lo sapevi? No. Ma è un'ingiustizia. Sì, lo so che è un'ingiustizia. Ecco perché in questo momento ho la testa altrove. Ho bisogno di capire che cosa fare della mia vita. Ho bisogno che mi lasci solo per pensare. È possibile? Mm? Va bene. Grazie. Grazie, Nicolas, per aver preso sempre le mie difese. Ti ringraziamo anche per tutti i guai in cui ci hai cacciato. E per quella volta che ho litigato con Sebastian e ho rischiato di perderlo. Vicky! Ma è la verità! La verità! Fuori, non ora. Io ti voglio ringraziare per aver sempre creduto in me. Più di quanto non l'abbia fatto io. Grazie. Bene. Sei stato un buon fidanzato. E... perdonala se non ha seguito i tuoi consigli, perché è più cocciuta di te. E dire che tu lo sei molto. Non essere irrispettosa, per favore. Stiamo salutando un piccolo grande uomo che se ne va con la reputazione macchiata. E mi fa arrabbiare perché non se lo merita. Anche se il pelato ha tanta fiducia in lui, ne esce sconfitto. Per me meritava un finale migliore, magari qualcosa di più dignitoso. E mi mancherà. Sei sicuro che non pensavo di dire tutto questo, però... Nini, guarda il lato positivo. Se vuoi disfarti di Nicolas, questa è la tua opportunità. Sì, ma non così. Non così all'improvviso. Io avevo bisogno... Oh, non è facile.
Mettiamo tutto nel borsone e cosa facciamo con il resto? Ci sono. Cosa? Possiamo dar fuoco a tutta la sua roba e buttiamo le ceneri sopra l'automobile per rendergli omaggio. Non so da dove hai tirato fuori quest'idea, ma è meglio se mettiamo tutti gli abiti in un borsone e sì. Chi si è visto, si è visto. Sì. Sì. È arrivato il momento. Un ultimo saluto al cugino Nicolas. Addio, cuginetto quasi fratello. Addio, Nicolas. Addio, Nicolas, per sempre. Ciao nonno, buongiorno. Oh, buongiorno, come si è svegliata la mia principessa, l'allegria della casa? Come stai? Non lo so, un po' strana. Ma che cos'ha la principessa? Sento come... in un certo senso sto bene, ma in fondo... mi sono tolta un peso di dosso e... non lo so. Oh, che cos'ha la principessa? E tu sei contento? Ah, certo, ho rincontrato la mia Ortensia. Ah, meno male. No. Non si era congelata dopo l'ultima brinata? No, niente, nessuno può congelare l'amore che ci unisce e che è sopravvissuto per 20 anni, modestamente. Sì, un amore eterno, in poche parole. Già, non puoi immaginare l'espressione che ha fatto quando mi ha visto. Mi piace quando parli dell'Ortensia come se fosse una persona. È molto di più, cioè, come posso dirti? È un angelo, o una dea, o un raggio di sole che entra dalla finestra. Dammi il tuo parere, potrebbe andar bene. Che cosa ne pensi? Che? Per Ortensia è un regalo di benvenuto. Per chi? Di chi stiamo parlando, scusa? Di Ortensia. Di una pianta? Mi stavo domandando se le piacerà. Le andrà bene che io le faccia un regalo. Sono preoccupato. Nonno, anch'io sono preoccupata. Perché? Perché dovresti portare un regalo alla pianta? Non capisco. A chi? Ma le stai prendendo le pillole? Sì. Nonno? Ci vediamo. Non sei spiritoso, aspetta, è pericoloso smettere di prendere le pillole. No, 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 aspetta. Buongiorno, amore mio, come va? Allora, come hai dormito? Sei più tranquillo? No, veramente no. Sto peggio di prima. Amore mio, non preoccuparti. Questo passerà, come tutte le cose brutte nella vita, passerà, ne sono certa. Sì, ma bisogna anche affrontarle le cose. Cerchiamo di guardare anche il lato positivo. Pensa che io sono qui con te per accompagnarti, per darti una mano. Possiamo affrontare insieme questo brutto momento. Non credo che ti convenga stare al mio fianco. Dopotutto io sono un disastro completo. Un caso irrecuperabile. Ma che dici, amore mio? Non mi importa se hai un posto di prestigio oppure no. Io ti amo, Tomas. Ti amo per quello che sei. Il resto ma non mi importa. Ti rendi conto che potrei trascinarti nel fango con me? No, è che per me non c'è niente di più bello che stare al tuo fianco. Amore, adesso vedi tutto nero perché il colpo è recente, ma ti aiuterò a risollevarti. Tornerai a essere l'uomo vincente di sempre, te lo prometto. Che c'è, papino? Sei malato? No, tesoro. Papà è solo un po' triste. Non chiamarmi tesoro. Cecilia, piccola, dai, ormai sei abbastanza grande. Non puoi mancarle di rispetto. No, non fa niente, Tomas. Lei lo sa. Sa cosa deve fare e cambierà, perché ora dobbiamo stare tutti insieme al tuo caro papà, per superare questo momento. E poi è ora di andare avanti con i preparativi del matrimonio per poter superare tutto questo come una vera famiglia. Ma è possibile, amore, che tu non abbia nient'altro in mente? La mia posizione è in pericolo e io ho bisogno di pensare a questo, a come salvarci, non al matrimonio. Ma che cosa stai cercando di dirmi, Tomas? Che il matrimonio... No, ho detto quello che ho detto. Il matrimonio si farà, ma non in questo momento. Va bene, non so che dirti. Per me era una buona idea per poter superare questo momento insieme, ma... ma va bene, se vuoi posticipiamo il matrimonio. Ah, buongiorno a tutti. Dove vi siete nascosti? Chiki, come va? Come va? Ha saputo? Sa cos'è successo? In un'operazione segreta abbiamo recuperato i gioielli dell'ambasciata. Sì, è stato molto rischioso. Non mi chieda niente, già so quello che vuole chiedermi. Ho temuto, sì, per la mia vita. Fa parte dell'esagerazione del personaggio. Chi l'avrebbe detto che sarei stata così eroica, no? Alla fine sono un'eroina, una detective. Carmen, hai saputo cosa è successo? Cosa è successo? Non ne sai niente? Beh, sembra che Nicolas si sia accollato la colpa per il furto dei gioielli. Come? L'ambasciatore non gli ha creduto e lo ha lasciato andare via ed è scomparso. Come sarebbe scomparso? Che vuol dire scomparso? Scomparso, se n'è andato. Adesso è un profugo, un fuggiasco, Carmen. Fuggiasco? Stai bene? Come fuggiasco? Me lo dici così? Nicolas è il nostro amico, il nostro compagno, fugge dalla giustizia. Sta tranquilla, Carmen, non agitarti, Scusate, state giocando in salone anziché stare al vostro posto di lavoro?
Angelo, vada a sistemare le applique dell'ufficio. Detesto come le ha messe. No, il signor Parker ha già approvato come ma le non ho le ho approvate io, quindi vada a sistemarle. E lei, Carmen, ha le informazioni confidenziali della settimana corrente? Le informazioni confidenziali? Mi scusi, ma le informazioni confidenziali sono confidenziali. Ovvero le può leggere unicamente l'ambasciatore. Ovvero il signor Parker. Sono certo che voi non siete stati informati di niente. Purtroppo dovrò dirvelo io. Il signor Parker è stato rimosso dal suo incarico. Che cosa? Come l'hanno rimosso? Sì, rimosso. A partire da questo momento il nuovo ambasciatore e massima autorità di questa ambasciata sono io. Quindi da capo. Angelo, le applique. Carmen, le informazioni confidenziali. Ora! Sì, sì. Mentre lei, signor Chiki, può anche rimanere. No, Martin, guarda che disordine. Ehi. Non rompere, Tony, dammelo. No, guardati intorno. Devi pulire un po'. No. Che disastro. Ma non dovevi andare a lavorare? Non ci penso per niente. Sono depresso per Lola. Sei depresso? Martin Parker, il famigerato rubacuori, depresso. Non ci posso credere. È proprio questa fama di rubacuori di cui parli che gioca a mio discapito. Ti piaceva quella fama, quindi non lamentarti ora. Non è questo il punto. Mi lamento perché lei non mi crede. Questa ragazza mi farà impazzire. Anche a me succede con tua sorella, quindi sta tranquillo, siamo in due. Se manca la fiducia, si rischia di rovinare tutto in un secondo. Sai una cosa? Cosa? Credo che dovremmo rimanere qua, inchiodati. Fino a quando le ragazze non vengono a chiederci scusa. Sì, è vero, ce lo facciano loro. Sì, loro non abbiamo fatto niente di male. E non è detto che accetterò le sue scuse. Io non credo che Nicolas sia un ladro di gioielli e tantomeno che sia scappato. No, neanche l'ambasciatore ci ha creduto. È definita così, sospeso per la legge 786 del libro delle sanzioni. Ed è molto grave questa legge. Grave no, grave no. È terrificante, Lupe. Ascolti quello che le leggo e comprenderà. Ah. Il soggetto sanzionato sarà spogliato di tutti i benefici ottenuti, compresa la residenza diplomatica e... No, aspetta, mi stai dicendo che lo cacceranno da qui? Direi che è molto probabile. E la vettura di servizio, questo non importa perché non abbiamo l'autista. Inoltre, perderà tutta l'autorità sui suoi subalterni. Quest'ultimo punto vuol dire che se vogliamo possiamo negargli addirittura un bicchiere d'acqua. No, 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 un momento. Io il caffè del pomeriggio non smetto di servirglielo perché quest'uomo, poverino, non se lo merita. Non se lo merita davvero. Poverino? Poverini noi piuttosto. La sostituzione di un ambasciatore ovviamente porta anche alla sostituzione di tutto il suo personale. A nuove direttive. Si prevedono tempi durissimi, mia cara. Perché devi sempre essere così pessimista? No, 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 si sbaglia. Realista. E alla fine sopravviveranno solo i più forti. Oh, signorina Selina, che fortuna che sia qui. Ho una grande notizia. Ho trovato degli addobbi per il giorno delle sue nozze che rispecchiano appieno la tematica familiare. Come si dimentichi di tutto, gli addobbi, tutto quanto. Le nozze sono rinviate. Come sarebbe che le nozze sono rinviate? È deciso, le nozze sono rinviate. Come? Non può essere, signorina. È già stato tutto organizzato, è già tutto pianificato. La festa è organizzata, i servizi sono come si dice. Basta, sono, Orazio, sono... avevo organizzato tutto per essere felice. Ora sono di nuovo a terra. Bene, mi sembra di capire che la festa non si fa. E l'incarico che lei mi ha affidato, quello di assistere al matrimonio, non doveva finire. Non niente, non lo vuole capire, niente di niente, ok? Oh, amore mio, hai sentito? Sembrerebbe che la legge 786 l'abbiano applicata anche a te.